Cultura e società nel pensiero di Antonio Pigliaro, e questo è il titolo della tre giorni dedicata al grande giurista e intellettuale urunese, promossa dall'ISDE, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, unitamente all'Università di Sassari e al Comune di Urune e Nuoro. Un omaggio ad Antonio Pigliaro nel 50° anniversario della morte, una figura dalle molte sfaccettature, anche se universalmente noto per la sua opera La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, in cui esplorò e codificò alcuni comportamenti tipici della società del centro Sardegna e il loro codice non scritto di regole e sanzioni. Dopo l'apertura dei lavori ieri a Sassari, oggi l'omaggio ad Antonio Pigliaro ha fatto tappa nell'auditorium del Museo del Costume di Nuoro. I lavori sono stati coordinati dall'avvocato Sebastian Coco e hanno visto l'intervento di studiosi come Felice Tiragallo, Antonio De Logu, Lucia Piga, Antonello Menne e Giuseppe Magia, che hanno affrontato aspetti diversi della vita professionale di Antonio Pigliaro, nato a Urune nel 1922. In sala anche Francesco Pigliaro, figlio di Antonio ed ex governatore della Sardegna. Antonio Pigliaro, dopo aver frequentato le scuole elementari del paese, in cui insegnavano anche i genitori, si trasferì a Sassari per conseguire la maturità classica e proseguire gli studi universitari. L'opera di Pigliaro ha avuto un ruolo di rilievo nel dibattito politico e culturale e sociale della Sardegna del dopoguerra. L'omaggio ad Antonio Pigliaro proseguirà domani a Urune con altri interventi di studiosi che rievocheranno la sua figura a 50 anni dalla morte. Un'opera che continua ad essere attuale per il lascito scientifico che ha lasciato, per le modalità con cui si è rapportato alla realtà sarda del centro Sardegna, analizzandone comportamenti e regole sociali e giuridiche, che a tanti anni di distanza, pur con i cambiamenti sociali intercorsi, permettono di comprendere alcuni aspetti di quelle comunità.